buonasera a tutti, se prendiamo posto possiamo anche cominciare. Io come rappresentante dell'associazione Oplontiamo do il benvenuto innanzitutto a tutti voi che avete colto il nostro invito. Ringrazio la preside Farina che ha messo a disposizione questa struttura, così come i suoi colleghi hanno fatto nei nostri due precedenti incontri, al Pitagora e al De Chirico, perché questo è il terzo di tre incontri che abbiamo fatto sul tema di rifiuti zero. E l'onore di concludere questo nostro percorso ospitando il professore Paul Connett, che di Rifiuti Zero è proprio l'ideatore. Lo conoscerete, è una persona molto dinamica, molto attiva e davvero molto sorprendente sarà il suo intervento. Sono sicuro che non ci annoieremo neanche un istante. Ringrazio anche il dottore Franco Matrone che ha accolto subito il nostro invito a portare qui a Torre Annunziata Paul Connett. Siamo anche in attesa di ricevere l'assessore, il vice sindaco, il nostro sindaco è impegnato oggi in una importante riunione a Napoli, ma stamattina abbiamo saputo una notizia straordinaria per noi, e che cioè dal 17 di gennaio, cioè quattro giorni fa, Torre Annunziata è entrata nel novero dei 118 comuni in Italia che hanno applicheranno la teoria del professore Connett, quindi facendola diventare realtà. E c'è una delibera di giunta municipale che stamattina è stata consegnata nelle mani del professor Connett, con la quale il nostro comune si impegna ad attivare le pratiche necessarie appunto per arrivare nel 2020 a raggiungere gli obiettivi che il professore ha illustrato nella sua teoria. Sarà molto difficile, sarà istituito un osservatorio con il quale sarà monitorato questo percorso, questo cammino, per cui già è un passo avanti importante, e ci piace pensare, ed è stato riconosciuto anche dal sindaco stamattina, che sotto la spinta della nostra associazione, ma dei cittadini che quando si riuniscono, che quando si mettono insieme diventano una forza con la quale le istituzioni devono necessariamente confrontarsi in un colloquio, in un dialogo continuo. E allora ci piace pensare che anche con la nostra, grazie all'intervento della nostra associazione, questo passo fondamentale dell'approvazione del protocollo sia stato compiuto, e quindi dipenderà poi da questo momento, da noi cittadini, fare in modo che questo protocollo possa davvero funzionare e portarci ai risultati che speriamo. Io voglio passare innanzitutto la parola alla padrona di casa, alla preside Farina, che abbiamo avuto modo di conoscere in questa occasione e che si è dimostrata davvero molto accogliente, molto ospitale, per un saluto a tutti voi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Innanzitutto siamo contentissimi e onorati di avere con noi il professore, un professore di fama mondiale, non ho necessità di aggiungere altro, è stato già detto abbastanza. Un saluto ai ragazzi prima di tutto che sono in sala, ai colleghi dirigenti scolastici che sono intervenuti, ai docenti e a tutte le autorità che sono presenti. Ma volevo sottolineare un passaggio importante del saluto dell'avvocato Alessandrelli. Diceva la preside ha messo a disposizione la scuola. Per la verità siamo noi, come dire, felici di poter collaborare con le associazioni, perché riteniamo che la scuola non sia semplicemente una struttura. La scuola è il momento di educazione e di formazione dei giovani. Queste conferenze, queste iniziative si devono fare nella scuola e con la scuola, perché è il momento in cui possiamo formare i ragazzi. Noi abbiamo un ruolo determinante che dobbiamo portare avanti con convinzione. Pensiamo solo un attimo a quanto è stato fatto in questi anni dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado sul tema, ad esempio, del riciclaggio dei rifiuti e della differenziazione. Quanto hanno appreso i nostri ragazzi e quanti comportamenti positivi poi hanno portato nelle famiglie, educando a loro volta i genitori. Cioè il processo in quel caso è stato inverso: dalla scuola, dalla formazione
formazione dei giovani si è passato, abbiamo potuto incidere sul comportamento delle famiglie. Lo stesso ragionamento ora dobbiamo mettere in atto in questa seconda fase, secondo me è ancora più importante. Non ragioniamo più in termini semplicemente di riciclare i rifiuti, ma ragioniamo in termini di ridurli, che è poi l'obiettivo che ci deve vedere ora impegnati. E ridurli significa prima di tutto acquisire dei comportamenti nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, partendo da chi? Dai ragazzi. Sono loro che non dovranno, come dire, far proprio un comportamento e poi riportarlo nelle famiglie. I decisori politici hanno un ruolo fondamentale, ma la società civile, i cittadini, le famiglie possono indurre i decisori politici ad assumere dei comportamenti, a fare delle scelte politiche opportune, possono indurre anche il mondo economico a fare anche delle scelte commerciali importanti e non votate semplicemente al profitto, ma nell'interesse invece della collettività. Esempi banali, ne possiamo fare tantissimi, se pensiamo solo per un attimo all'uso che facciamo quotidianamente delle bottiglie di plastica perché acquistiamo acqua minerale e invece l'uso normale dell'acqua del rubinetto potrebbe contenere questa produzione enorme di bottiglie di plastica. Pensiamo agli esempi costanti e normali che possiamo fare, potremmo cominciare ad acquistare detersivi non confezionati, a latte non confezionato, inducendo anche, quindi a questo punto imponendo delle scelte commerciali diverse a questo mondo economico che a noi sembra, come dire, assolutamente lontano da noi e rispetto al quale ci sembra di non poter incidere, di non essere opportunamente incisivi. Possiamo invece tranquillamente farlo acquisendo dei comportamenti corretti. Dove? La scuola è uno di questi luoghi. Allora siamo ancora più contenti e onorati di questa collaborazione, di avere con noi il professore, che ovviamente lasciamo esprimere perché non ha necessità di essere presentato. Un saluto al dottore Maturone, penso che voglia farlo prima che il professore avvii la sua relazione, poi lasciamo spazio al professore. Grazie.